Enrico Verilli, nuova sede dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo, si torna in centro, che significato ha per voi? Beh, per noi è un significato storico, è importante, torniamo in centro, l'Ordine è un ordine regionale e il fatto che ci sia una sede qui all'Aquila sottolinea l'importanza della nostra città, ricostruita in grande parte, torna ad essere un luogo identitario, storico, relazionale. Io come psicologo e psicologi intendiamo dare il nostro contributo, come sempre, alla collettività, alla comunità, e tornare ad abitare il centro anche questo significato. Oggi avete anche un panel di interventi molto importanti, ecco, qual è la, nel dibattito nazionale, qual è la situazione del, dal vostro punto di vista, del vostro mondo? Beh, il nostro mondo della psicologia è ormai una professione in enorme espansione, c'è una domanda di psicologia enorme, per questo deve essere responsabilità delle università e degli ordini garantire un alto livello di formazione. La parte politica deve garantire servizi certi e sicuri, quindi devono esserci dipartimenti con psicologi e psicologi che possano lavorare serenamente a tempo indeterminato, garantendo una presa in carico duratura per i cittadini. Quindi è un momento di forte espansione per la nostra professione. Certo, non si può affrontare questa emergenza bonus ed altro, per come misura pro tempore vanno bene, però poi abbiamo bisogno di una sanità pubblica con servizi deputati alla psicologia. Tanto questo rinnovato interesse per il centro storico e qualsiasi iniziativa che tende a rivalorizzarlo, a rivitalizzarlo è ben accetta, siano esse attività commerciali, residenti, studenti o come in questo caso diciamo enti o associazioni o ordini. E la collaborazione tra il Comune dell'Aquila e l'Ordine degli Psicologi è stato oggetto del confronto in sede di redazione e successiva approvazione del piano sociale, che è approvato a fine 2022 in piena attuazione. C'è una grossa attenzione ai temi classici, per esempio quelli della disabilità, ma anche al disagio sociale, a quello psichico, psicologico, alle nuove esigenze, in particolar modo a quelle che non trovano magari modo di essere espresse. In questo i professionisti del settore rappresentano un ausilio fondamentale.